Diamo il benvenuto ad Antonino, lo dicevamo fuori dalle quinte. Antonino, io sono felicissimo di averti con noi oggi perché è un appuntamento a cui tenevo particolarmente. Volevo partire con te dal racconto del tuo ultimo singolo, comunque sia, che segna anche il tuo ritorno sulla scena musicale dopo esperienze diverse, di cui magari parleremo tra un po'. Partirei dalla domanda più istituzionale del caso e quindi raccontaci che canzone è per te questa e che valore ha. Prima di tutto, grazie per questo spazio e grazie per la cura dedicata alla recensione su comunque sia la stima artistica, soprattutto artistica, mai data per scontata. Quindi, grazie. Grazie a te. Piccolo, no? Cappello. Cos'è comunque sia per me? Comunque sia per me è stato un momento bello. Io lo ricordo così: era novembre, ricevetti una rosa di brani perché insomma. Stavo per proporre a Sanremo e stavo cercando una canzone preziosa, stavo cercando una canzone fuori dai tempi, fuori dalle mode a tutti i costi, anche perché il percorso tale e quale mi ha dimostrato che riportare in prima serata il bel canto italiano funziona, funziona assolutamente. La gente ha ancora, grazie a Dio, bisogno di emozionarsi, ha ancora bisogno di canzoni. Come l'Italia ci ha abituati, un po' come quelle con le quali siamo cresciuti. Arriva comunque sia scritta da Vizzini e da Caccamo, che è un mio grande amico, ci siamo inseguiti in questi anni, e forse sai, le cose poi trovano una loro. Il cerchio in qualche modo, come dicevamo Esatto. prima, arriva a chiudersi. Metto play, parte comunque sia, io steso, mi sono detto, ok, è lei. La piccola rosa di brani preziosi che ho ricevuto, sicuramente comunque sia prende il podio fra questi brani. Perché? Perché è la descrizione di un posto, può essere la descrizione di un posto, può essere la descrizione di una persona, può essere, sai quando si dice si torna sempre dove si è stati bene? Ecco, comunque sia è quella Polaroid lì. Poi per te può essere una persona, un piatto cucinato con amore, può essere un panorama che ti ricorda qualcosa di bello, che ti fa stare bene. Nel mio caso era sicuramente, il fermarsi all'amore dato, a ciò che noi effettivamente in un dato momento della nostra vita riusciamo a dare senza stare a pensare a cosa è successo, cosa ho avuto in cambio. Perché? Perché l'amore sarà sempre l'unica certezza. Questo è. Hai nominati tu. Sono verboso, Ilario. Ah, fai bene, Sono fai fatto assolutamente così. bene. Dovrei mettere i sottotitoli. No, li hai nominati tu poco fa, la coppia autorale che ha firmato questo pezzo, Giovanni Sì. Caccamo e Lorenzo Vizzini. Sono due autori Sì. giovani, ma anche importanti per quello che è lo scenario pop Molto. degli ultimi anni. Tu stesso hai raccontato di aver ricevuto tante canzoni da autori importanti in seguito alla tua esperienza tale e quale, che in qualche modo ti ha ridato luce. Sì. Volevo chiederti, da interprete, quanto oggi nella musica contemporanea è ancora importante riuscire a trovare un autore capace di raccontarti, perché non è forse scontato. No, non è assolutamente scontato, è un'ottima domanda questa. Allora, trovare l'autore giusto, è come dire una chimera, non c'è l'autore giusto. Anche perché da cantautore ti dico che quando si scrive basta, si tira fuori roba che hai accumulato dentro e che in base alle armonie che vai a trovare ti sblocca dei ritornelli, ti sblocca delle cose che però hai già dentro. Quindi in questo caso parliamo di scrittura creativa, non scrittura a tavolino. Devo scrivere il pezzo per. Poi c'è anche quella fascia di autori che scrive mirato e ti manda già un pezzo che suona come suonerebbe, diciamo, nelle tue corde. Di base la scrittura creativa, quella di getto, è quella che io preferisco, perché è, come dire, è carnale, è veritiera, è viscerale, anche nella sua semplicità, perché non c'è bisogno di essere per forza plateali per essere viscerali. Ricordo sempre quel e.
di Vasco, cioè voglio dire, ha detto tutto, ti ha steso con due E, U, O, E, in quel modo, detto da lui, in quella maniera, con quel vissuto. Quando cerchi delle canzoni per te, generalmente non le trovi. Cioè, nel senso, sto cercando il pezzo con l'apertura in quel modo, però deve anche avere un sapore italiano senza però tralasciare l'internazionale, perché poi un occhio al sole glielo vuoi dare, anche perché la natura mi ha donato di un mezzo vocale abbastanza, come dire, polifonico, mettiamola così. Quindi nel mio caso la ricerca del pezzo perfetto non funziona mai, perché magari prendi un pezzo che sulla carta può sembrare stupendo, un missile, lo canto e... Non è detto che sia funzionale. Invece magari un pezzo più semplice, con una melodia più semplice, su di me fiorisce in un certo modo. Non c'è mai la ricetta perfetta. È chiaro che esistono autori e autori. Nel caso di Giovanni Vizzini sono, secondo me, le due penne più eleganti che abbiamo in questo momento. Quindi mi ritengo molto fortunato. È stato un bel regalo. L'abbiamo definito un fiore luminoso questa canzone. Piccola curiosità, quando hai ricevuto il provino, chi cantava? Giovanni? Giovanni, Okay. quel provino è prezioso. Ah, com'è bello quel provino! Ah, magari un giorno se lo farà sentire. magari sarò suo ospite, lui sarà mio ospite, potremmo Esatto. cantare insieme, perché no? Rimanendo sulla canzone, io volevo sottolineare Sì. anche la scelta coraggiosa, di cui facevi accenno poco fa, di rimanere fedele in qualche modo a una tradizione pop che ti racconta, che ti contraddistingue e che ti anche Assolutamente. esalta vocalmente, musicalmente. La definiresti coraggiosa come l'ho definita io, oppure semplicemente naturale? Allora, Ilario, in un panorama in cui gli album escono soltanto se vai a Sanremo, perché diciamoci la verità, no? Nel senso, è tutto bello, ma poi questo è un mestiere molto difficile, soprattutto negli ultimi anni. C'è stata, come dire, un'inversione di marcia, si è tornati ai singoli. Quelli che una volta erano i 33 giri, Sì. cioè io me li ricordo, ero piccino, ma c'ero. Fare un discorso discografico mirato all'uscita di singoli cadenzati, quindi un singolo a gennaio, uno ad aprile, uno per l'estate, ti permette di coccolare questi brani come se fossero dei progetti a sé. Cioè ogni progetto è una scatola, no? Ogni progetto ha un video, ogni progetto ha una storia. È questa cosa che è inevitabile perché i tempi sono questi, è cambiato tutto, quindi va bene così. Ti permette ogni tot di raccontare una nuova versione di te. Quindi io sono anche molto contento. Era questa la domanda? Sì, nel senso che nel momento in cui tu hai scelto la canzone Sì. e l'hai sentita così classica, in un certo modo, Ok. non condizionata dal ritornello Allora, furbo, dal suono che acchiappa, ti sei in realtà convinto io subito di questa cosa oppure assolutamente sì, io ne avevo due, l'altro autore non lo posso dire in questo momento, l'hai... Va perché bene. non si sa mai, perché anche quello è un pezzo super prezioso ed è Ok. lì. Ci vuole anche onestà in questo mestiere, ci vuole Certo. onestà, perché l'onestà arriva al pubblico, siamo in Italia. Io sono stato sempre, come dire, conosciuto e amato dal mio pubblico e non soltanto per le grandi ballad. Arriva Antonino e che succede? Succede. Qualcosa succede, nel senso ci sarà un'evoluzione nel brano, ci sarà un acuto, ci sarà qualcosa. Ecco. Non mi andava di tradire questo pubblico che non mi vede performare cose inedite, materiale inedito. Dal 2016, proprio da quando cercammo di fare l'intervista che ci dicevamo prima di questa intervista. Quindi il mio primo passo di ritorno è assolutamente italiano, non nostalgico, ma italiano oggi. Quindi un brano che al primo ascolto ti può sembrare il classico italiano, ed effettivamente per il mood, sì, è una bella canzone italiana, è una canzone italiana impressiva. Ma poi l'ascoltatore, come dire, più attento, noterà che ha due strofe enormi, due mini bridge in cui si racconta che cosa è accaduto,
È questo ritornello finale che non ti molla, che poi sono due ritornelli finali attaccati. Esatto, sì. Questa cosa mi ha ricordato un po' i primi brani anni 2000, però internazionali, dove si partiva già con l'inciso all'inizio, poi non succedeva più niente e alla fine rimanevi tipo incollato sia al video che all'ascolto. È per questo che ho deciso di tornare con comunque sia. Un passo che la gente conosce da me. Questa è la Vorrei cosa poi chiederti importante. se c'è un verso particolare di questo testo a cui tieni particolarmente. Poi ti dico il mio, magari. Allora, potrebbe essere, anzi sicuramente è una. Adesso vado a ricordi dal videoclip, perché poi è lì che ti accorgi quando qualcosa ti prende. Ricordo il momento in cui abbiamo girato sulla panchina la scena "È ora che il tuo sguardo è il mio, il mondo resta intatto ed io ti sto cercando". Cioè, questo fermo immagine di questa persona che ha conosciuto l'amore, che si nasconde dietro i suoi occhi e ha di fronte o una foto o quella persona, no, che in quel momento non c'è più, e fa pace, no? È la cosa che io augurerei a tutti: trovare pace nel bene e nel male. Bellissimo, bellissimo verso anche Ma la tua qual è? questo. Il mio, no, ecco, tu la metti No, sulla scusa, non, pace. cioè, non fare il paragnosta, però, eh? Cioè. No, io direi che il mio verso preferito, ammesso che penso che questo testo sia veramente ricchissimo di spunti interessanti per chi lo Assolutamente cerca sì, anche io lo nelle penso. parole, direi che il mio verso preferito è quello che dice: il coraggio di dimenticare che il dolore torna e non si può evitare. Certo. Però credo che la ricerca del test, del verso preferito rifletta un po' La l'umore storia della personale. giornata, la storia personale, il momento che ognuno vive. Quindi magari il fatto che tu Insomma, abbia scelto quel verso lì racconta. stai a tocchetti, insomma, Più o eh? Vabbè. meno, più Ci o sta, meno. Va fa bene, va bene anche bene. quello. Ti rende emozionale, va bene così. Hai ragione, hai ragione. Dato che parliamo d'amore, vorrei chiedere questa volta solo a te, perché a me è io, che Che cos'è per te l'amore? Se hai cos'è per me capito che cos'è. l'amore? Ma secondo me non si smette mai di scoprire una nuova verità e una nuova versione dell'amore. A 40 anni, a quasi 40 anni, diciamoci, caro, io questa mesata me la devo godere. Sono ripartito dall'amore per me stesso, sono ripartito da lì perché finché non fissi quella parte, finché non metti a posto quella parte, tutte le altre parti saranno in qualche modo inquinate. O comunque sia, le dinamiche non saranno chiare. Quindi, una volta che tu sei centrato, sai cosa vuoi, sai effettivamente cosa non vuoi, proprio never, da lì ti puoi muovere in un certo modo. Quindi, sì, mi fermo al ho capito cosa non voglio, ecco che cos'è l'amore per me. Quindi, tutto il resto è perfetto. Questo è perfetto. Tornando un po' alla musica, lo Sì. citavi prima, poco fa, Sanremo. Non so se questa Sì. canzone era una di quelle che tu avevi selezionato come ipotesi per il festival. Comunque, non hai fatto mistero di esserti proposto quest'anno. Assolutamente. Con grande onestà hai raccontato questa cosa, di conseguenza l'esclusione, ma sappiamo che Sanremo è un circo in cui entrano tante dinamiche e non Ma solo le sì, canzoni. l'esclusione, cioè, nel senso, è un termine che può sembrare duro, ma quest'anno è un Sanremo talmente galà della musica italiana, talmente che sembra, non lo so, una sfilata di super ospiti, che l'esclusione è un termine errato. Sì, più di Siamo esclusione io tanti, parlerei, esatto, parlerei di scelta di siamo tanti. alcuni e Sì, non c'è esatto, posto siamo per tanti. tutti.
E certo, i posti quelli sono, quindi io l'ho preso anche, ci vuole anche sportività, no? Ci vuole Esatto, volevo chiederti anche, proprio questo, come l'hai chiaro che, presa? chiaro, ma assolutamente in maniera sportiva. Io ho proposto il meglio che ho prodotto e sono sicuro di ciò che ho prodotto. Ci sarà stato materiale più interessante, o magari non più interessante, ma c'era altro materiale. Secondo me in questi casi non bisogna rimanerci male. Io ho partecipato e vinto festival in Europa, non mi conosceva nessuno, ho semplicemente fatto un'audizione e ho avuto accesso a questi festival dove arrivavano da tutto il mondo per partecipare e ho anche vinto. Quindi allora in quel caso mi andava bene perché ho partecipato e ho vinto, in questo caso no, no, è musica, funziona così, è un mestiere a tutti gli effetti. E da ascoltatore aspetti in maniera particolare di questo cast? Ah, ok. Non te lo posso dire, non lo direi mai, no, sono scaramantico, ma sono scaramantico anche per loro, Ah, ma mo molti li ok. conosco, siamo colleghi. No, no, non voglio dare nessun tipo di. Mi hanno anche chiesto: ma tu su chi scommetteresti? Ma su nessuno, ma scherziamo, ma non ci penso proprio. Cioè, io, Ok. se fossi loro, vorrei che i miei colleghi gli dicessero: vai lassù e splendi, stop. Assolutamente. L'ultima domanda, o meglio, l'ultima riflessione che ti chiedo in questa nostra chiacchierata riguarda una cosa che mi fa sempre un po' arrabbiare quando si parla di te, perché quando si parla di Oh. Antonino, si dice, peccato che non ha avuto quello che si meritava, avrebbe meritato di più. E quindi ti chiedo, se tu non fossi stato Antonino, e giudicassi il tuo percorso da fuori, perché secondo te hai avuto meno di quello che ti meritavi e che cosa manca in Italia ai giovani o ai talenti, anche meno giovani, per riuscire ad avere quello che si meritano, musicalmente parlando, ovviamente. Allora, in Italia ci sono tutti i mezzi per avere ciò che meriti. Nel mio caso, e senza guardarmi da fuori, cioè nel senso sono qui, adesso mi guardo anche in telecamera, io penso che ci sono delle cose che accadono in un certo momento storico, con un certo tipo di canzone, su un certo tipo di interprete. Il fatto di aver vinto un reality in tempi non sospetti, quando ancora tutto era contro il reality, perché noi non venivamo semplicemente ignorati, a noi ci venivano chiuse le porte. E se oggi non accade, detta proprio fuori dai denti, è perché la discografia negli ultimi 5-6 anni, 7 anche, si è ritrovata da star della situation a: vi prego, datemi questi ragazzi dei talent, altrimenti non vendiamo una copia. Ed è dura da dire in questo modo, posso anche passare per poco simpatico, ma è assolutamente la verità. E io l'ho vissuta sulla mia pelle, visto che il mio ingresso nella discografia fu visto come: ma questo viene dalla TV, ma che vuole fare? Cioè adesso vuole fare anche i dischi. Sì, signori, sono ben 18 anni che lo faccio. Probabilmente non sono stato incastrato in un Sanremo super, probabilmente non ho avuto esposizioni mediatiche bomba, ma sono l'Highlander dei talent, si può dire così, non lo so. Però, insomma, se dopo tanti anni pubblico musica, sono ospite in prima serata e mi viene riconosciuto un talento, ci sarà un perché. E quindi va bene così. Allora, io ringrazio veramente tantissimo Antonino per questa nostra chiacchierata fuori Grazie dai a te. denti, la definirei. Ricordo a tutti il tuo ultimo singolo, comunque sia, è veramente un consiglio che mi Sì. sento di dare. Grazie. Spero che ci risentiremo presto per i prossimi episodi a questo punto. E niente, buona musica, buona vita. Ciao Buona Antonino. musica a voi e grazie. Ciao.